Per 146 anni adulti e bambini si sono ritrovati sotto il grande tendone blu ed ora scompare un mondo di arachidi e zucchero filato. Nel 1871 il Circo Barnum era il più grande spettacolo del mondo. Tre piste, quattro palcoscenici, 1000 artisti, 20.000 spettatori. Ha mostrato tigri ed elefanti, gemelli siamesi e donne barbute. Lo show di domenica sera a Miami è stato l'ultimo con gli elefanti. Saranno trasferiti in una riserva in Florida, come chiedevano a muso duro da tempo gli animalisti. A nulla è valso l'aver aperto i cancelli, l'aver mostrato che gli animali non venivano maltrattati. Il pubblico non sapeva delle cause vinte per diffamazione e disertava gli spettacoli. Un nome che era un marchio. Nel 1921 Gramsci bollò come un Circo Barnum i socialisti che lasciavano il PC. Nell'ultima campagna elettorale negli Stati Uniti, offesi, i clown avevano respinto l'accostamento con la politica cialtrona. «Noi siamo persone serie», avevano chiosato. Phineas Barnum, con i soci Bailey e i fratelli Ringling, avevano superato la crisi del 29, incendi e fallimenti. Il circo riusciva a presentare come reale l'incredibile, tra le attrazioni la sirena delle Figi e la nutrice centenaria del presidente Washington. Stavolta la grande illusione si è esposta online. Il sipario calerà a maggio. Il circo resterà, ma fuori dai tendoni.